Una vittoria che sa di aria pura quella conquistata dal Monopoli contro il Potenza al Veneziani. 3 punti d'oro grazie al gol dell'ex Orlando Viteritti che hanno portato i biancoverdi a quota 22 punti in classifica, al quintultimo posto, con 2 punti di vantaggio sulla Turris quart'ultima e a +7 dal Brindisi che al momento è penultimo. Con un girone di ritorno che è già la terza giornata, è bene cominciare a guardare la classifica, seppur sia ancora presto, per fare calcoli. La squadra ha chiuso finalmente con la porta inviolata dopo 2 turni in cui aveva subito 2 reti e ha segnato contro una squadra, il Potenza di Marchionni, che invece non prendeva gol da 5 gare di fila. Tutti segnali positivi, iniezione di fiducia in vista del prossimo impegno sull'ostico campo del Catania, domenica 28 gennaio. Un Catania che dal canto suo non ha disputato il match di Picerno causa neve. Per l'occasione il tecnico biancoverde avrà una nuova freccia al suo arco. Si tratta di Danilo Bulevardi, mezzala classe 1995, proveniente dal Gubbio, dove ha segnato un gol in 18 partite in avvio di stagione. Finisce invece la storia tra il Monopoli e Francesco Vassallo. Il capitano raggiunge Mister Colombo a Renate e lascia la Puglia dopo 122 presenze, 2 reti e 3 assist.